Salve a tutti amici, ben ritrovati sulla Finanza sul Web. La storia che vi raccontiamo oggi è una storia che non è semplice da raccontare perché ci parla di un paese, in questo particolare l'Italia, ma la situazione non riguarda soltanto il nostro paese, in cui le istituzioni e nella fattispecie le istituzioni sanitarie che sono quelle che dovrebbero tutelare la nostra salute, si sono invece rese responsabili di crimini gravissimi, al di là di quello che persino chi, come il sottoscritto, lavora nella libera informazione avrebbe potuto immaginare. Innanzitutto diamo il benvenuto alla nostra ospite, Eleonora Coletta. Ciao Eleonora, grazie per aver accettato il Buonasera, nostro invito. grazie a voi per avermi dato questa possibilità. Eleonora, tu sei una persona che ha avuto una vita assolutamente normale fino al 2020. Avevi un lavoro di un certo livello, una famiglia. Poi che cosa è successo? Poi è arrivato il Covid e io, come appunto hai detto, avevo una vita normale, anche un lavoro più che dignitoso perché sono stata per circa 20 anni l'avvocato della ASL di Taranto, quindi dell'azienda sanitaria locale. E, sono sposata, attualmente sono vedova e avevo 3 figlie, ho 3 figlie che adesso sono 3 ragazze. Avevo una vita normale, serena e felice. Poi a marzo 2021, anzi a febbraio 2021, ho contratto il Covid. Io ho preso il Covid in servizio, quindi ho anche un infortunio riconosciuto dall'INAIL. E ho preso il Covid e ho infettato tutta la mia famiglia. E purtroppo, sia mio marito Dario, di 56 anni, che mio padre Francesco, di 74, sono morti il 16 marzo del 2021 e papà il 18 marzo, durante il funerale di Dario è morto anche mio padre. E quindi la mia vita è diventata una cosa diversa. Facciamo un passo indietro. Tu prendi il Covid come tantissime persone hanno contratto questo virus senza particolari problemi. Infetti, contagi anche tuo marito. Che tipo di percorso ha avuto tuo marito? Allora, io ti dico una cosa, io sono una paziente oncologica perché ho avuto il cancro 6 anni fa, quindi in teoria la paziente a rischio ero io ed effettivamente io non stavo un granché bene, nel senso che avevo i sintomi di un'influenza molto accentuata, febbre molto alta, anche un po' di desaturazione e se non avessimo avuto tutte le pressioni del terrore che in quei giorni ci venivano fatte a livello mediatico, avrei derubricato a un'influenza i sintomi che avevo, però eravamo terrorizzati e quindi ero spaventata di come stessi. Mio marito, nel frattempo, io mi ammalo il 25 di febbraio, mio marito e le mie figlie stavano bene e io ero chiusa nella stanza così come ci avevano indicato di fare, lui usciva con le ragazze e non avevano sintomi. E però per precauzione dal giovedì, il mercoledì io sono risultata positiva al tampone, ma devo dire immediatamente da quando ho avuto il primo sintomo, cioè non sentire gli odori e il gusto, sono rimasta a casa. Loro dal venerdì sono rimasti a casa per evitare di andare in giro avendo un parente infettato. La domenica mio marito accusa dei sintomi, la domenica era 28 di febbraio, e però stava bene, ero io che stavo male. Il martedì mattina, siccome io ero avvocato della ASL, come ho detto, a titolo di, diciamo, purtroppo lo devo dire, però è così, a titolo di favore, sentiamo i medici dell'ospedale, ci dicono, ci dice uno, venite in ospedale, vi fate gli esami e poi ve ne tornate a casa per stare tranquilli. Io stavo andando con mio marito, ma avendo le 3 ragazze a casa è andato solo lui. E qua io aspettavo che lui tornasse per andare io. Mio Quindi lui marito è purtroppo è andato, diciamo, grave. autonomamente, è andato con la macchina o...
No, no, è sola, andato insomma. sempre con... No, 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 è andato con l'ambulanza che abbiamo chiamato per evitare di fare i passaggi poi delle attese, perché è brutto a dirsi, ma è la verità, è stato un passaggio di favore. Noi non siamo arrivati proprio al pronto soccorso, abbiamo saltato il pronto soccorso e siamo andati direttamente nel reparto di malattie infettive, perché lì lo aspettavano per fare questi famosi, dovevamo fare in teoria solo la TAC e tornare a casa. E invece, quando mio marito è arrivato all'1 in ospedale, alle 2, 2 e un quarto mi ha chiamato il medico degli infettivi e mi ha detto: tuo marito sta bene, ha la PCR bassa, quindi sta bene. Io gli ho detto: vabbè, fai subito il plasma, ricordo che siamo in terza ondata. E lui mi ha detto: no, no, noi al plasma non crediamo. Io sapevo bene che invece era stato somministrato ad altre persone, sempre all'ospedale Moscati, e in particolare a 2 medici che io conoscevo, che conosco, che sono in vita, perché dopo il plasma sono guariti. Poi gli ho chiesto: fai il monoclonale, visto che il monoclonale era già in uso, e lui mi ha detto: no, non ti preoccupare, faccio io. Era il 3 marzo, alle 2:30 circa del pomeriggio, e da allora io ho sentito mio marito solo il giorno successivo, che mi ha telefonato per dirmi: Ele, mi sento meglio, ho solo un dolore al petto. E questo dolore al petto è stato praticamente, io l'ho scoperto dopo leggendo le cartelle cliniche. Lui ha avvisato di avere questo dolore. Loro hanno chiamato un cardiologo e il cardiologo ha detto: non è il Covid, non è neanche il cuore, dovete fare un angio-TAC. Ti premetto che a mio marito non è mai stata fatta una TAC, nonostante sia l'elemento diagnostico più importante per valutare la polmonite. Nonostante il cardiologo ha detto di fare la TAC, non è stata fatta e lui è stato mandato in rianimazione, perché loro pensavano che non respirasse per via del Covid, quindi hanno omesso l'indicazione del cardiologo. È arrivato in rianimazione, anche i medici della rianimazione non fanno l'angio-TAC e gli mettono il casco col doppio dell'ossigeno, l'ossigeno a 100 volumi. E la notte, quindi circa un giorno e mezzo dopo dal dolore, è scoppiato il polmone, perché in realtà non era il Covid, ma era un pneumotorace provocato dalla cattiva gestione dell'ossigeno. Oramai era intubato. Loro mi hanno chiamato e mi hanno detto: non capiamo perché non respira, l'abbiamo intubato. Ma io gli ho detto: ma se non fate gli esami non lo capirete mai. Cari amici, Amici, non non possiamo possiamo continuare a continuare a farvi farvi vedere vedere questa questa intervista intervista su su YouTube YouTube perché perché il il canale canale verrebbe verrebbe immediatamente immediatamente bloccato. bloccato. Quello Quello che che viene viene detto detto dopo dopo diventa diventa sempre sempre più più grave grave e e quindi la la censura censura sarebbe sarebbe inevitabile. inevitabile. In In descrizione descrizione trovate trovate il il link link su su Telegram Telegram dove dove potete potete vedere vedere il il video video per per intero. intero.